Grazie, signor Ministro. Questo periodo, oltre al trasporto dei pendolari per motivi di studio e di lavoro, si aggiungono anche i, per fortuna, tanti turisti che vengono nel nostro paese a visitare appunto l'Italia. E mai come in questo periodo, pertanto, i disagi nei trasporti risultano essere particolarmente fastidiosi. Ormai il trasporto ferroviario, compreso l'alta velocità, non c'è giorno che non preveda dei guasti. Ormai il 40% dei treni di alta velocità non giunge da destinazione puntuale, con un ammontare di 1600 ore di ritardo mese e con rimborsi talvolta non troppo definiti. A questo si aggiunge che una volta arrivato a destinazione c'è, soprattutto nelle città turistiche, proprio per l'afflusso di turisti, le code che noi conosciamo ai taxi, il trasporto privato vede rincaro della benzina e anche il trasporto aereo non va meglio, con disagi, cancellazioni e purtroppo anche rincari biglietti, tanto che il ministro Urso ha qualche settimana fa fatto un tavolo proprio con le compagnie aeree. Allora le chiedo quali sono le iniziative che lei intende adoperare, il suo ministero intende adoperare per venire meno a tutti i disagi che ho ora elencato. Grazie. Intanto, ministro, apprezziamo l'autocritica, perché giustamente lei ha ricordato che c'è un problema di manutenzione e di investimenti in questo paese da tempo sul tema della rete ferroviaria. Infatti voi avete governato parecchie volte in questi anni e in tutte queste volte avevate viceministri, sottosegretari delegati al tema, quindi davvero apprezziamo l'autocritica, ministro. Il tema è serio, perché il paese ha grandi traffici ferroviari e a fronte di questo purtroppo la risposta dei servizi non è adeguata. Capiterà solo a noi, evidentemente dai dati che lei ha dato siamo sfortunati noi, ma abbiamo un intero paese che vede, diciamo, ritardi nei treni. E siccome ci ascoltano in diretta televisiva, immagino che si troveranno in questo racconto, così come vedono dei ritardi aerei. Per non parlare del tema dei taxi, ministro, lei avrà anche convocato un tavolo, ma le ricordo che il suo partito è il partito che si è messo contro la riforma dei taxi in questo paese. E se oggi c'è uno stradominio delle lobby dei tassisti, se non ci sono nuove licenze, se quando tu arrivi a Roma e cerchi un taxi deve veramente essere una grande fortuna trovarlo, lo dobbiamo anche a quella scelta scellerata che è stata una delle ragioni per le quali è caduto il governo Draghi, anche per mano vostra. Quindi la inviterei, ministro, a fare un bagno di realtà. Lei un tempo frequentava Sagre, Popolo, torni a frequentarlo, guardi in faccia quello che sta accadendo nel paese e si renda conto che ormai andare a lavorare, andare a fare un viaggio, provare a percorrere anche un metro di strada per ragioni sanitarie è impossibile in questo paese. E al governo le do una notizia, c'è lei, ministro Salvini.